Un incontro proficuo, sereno e costruttivo con il ministro Calderoli. Autonomia differenziata in sintonia con quello che prevede la Costituzione 116 e 117, eh, in forza dei quali alcune regioni se vogliono possono chiedere maggiori competenze, ma un discorso sereno sulla individuazione di quelli che sono gli obbligatori livelli essenziali delle prestazioni che assicurano uniformità su alcuni temi sociali di servizi che lo siano in tutto il nostro territorio. Abbiamo toccato anche è un termine entro cui in un anno dovrebbe il governo individuare questi livelli, però è un termine, ha detto il ministro Calderoni, non perentorio e questo ci rassicura. Il tema dell'insularità ho chiesto al ministro di introdurre norme attuative del principio dell'insularità del 119 della costituzione che prevede misure perequative per questa marginalità geografica e poi ci ha confermato l'intenzione del governo di farci di avere a breve un'ipotesi di schema legislativo che preveda finalmente il ritorno alle province con un'elezione diretta da parte dei cittadini ma un incontro utile indispensabile per approfondire la materia dell'autonomia la possibilità che si crea per le regioni a statuto ordinario e anche per le regioni a statuto speciale, un approfondimento sull'insularità introdotta in Costituzione ma di cui manca la legge di attuazione e per finire l'argomento delle province ormai non più elette da parte del cittadino ma come ente intermedio di nomina di secondo livello. E quindi la necessità che il Presidente e i Consigli provinciali tornino ad essere eletti da parte del cittadino con proprie funzioni che eh, sono necessarie e debbano essere svolte. Sono 22 anni che i livelli essenziali delle prestazioni sono citati in Costituzione e quindi quelli che sono i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Fino ad oggi nessuno l'ha mai fatto e quindi. Per poter garantire che quei diritti vengano garantiti su tutto il territorio nazionale bisogna prima di tutto definire e fare un elenco di questi diritti, dopodiché si stabilirà costi e fabbisogni standard in modo che vi siano anche le risorse per poterle garantire su tutto il territorio nazionale.